Ja, maar dat is goed. Qui non ci sono. Via, via, andiamo. Voi tenetevi pronti. Buttati a sinistra. Libero. Per me. Spara più a destra! Ci sono altre linee più a destra! Mi faccio che ti rischi la pelle per delle esercitazioni, capito? Sì, ma adesso fa la visita. Questo fare non funziona. Che devo fare? È bravo a pisciarsi sopra, se non ce la fai d'aiuto io. E piantala, fumare quella roba fa male. Intanto non l'accendo. Ho deciso di smettere. Come sta a farne? Il dottore ha detto che il ginocchio è partito. Non può pilotare. Se gli va bene, comincerà a camminare tra due mesi. E un altro dove lo trovano? Sai che ce ne frega. Sono affari loro. Noi la nostra bella paga la prendiamo lo stesso. Però al capitano gli è andata storta. Quello per me può anche andare all'inferno. Wesley è solo un bastardo. Sì. State comodi. Arby.
quando parli di me devi dire capitano o sir. Chiaro? Sentiamo, secondo te perché sarei un bastardo? Ti ho dato 3 minuti l'ultima volta, non mi sembravano tanti. Con quei tempi è facile sbagliare. Certo, solo che per me sono ancora troppi. Tu cosa dici, Tom? Forse 5 secondi potremmo guadagnarli. No, almeno 10. Perché non se le piazza da solo le cariche d'esplosivo, sir? E il detonatore? Vorresti averlo in mano tu, Stone? Ma come l'ha capito? Sir, le piazzerei da solo se non dovessi pensare alla missione. Capitano Wesley installa radio. Capitano Wesley installa radio. È urgente. È uno strano tipo quello. Beh, è un figlio di puttana. Però devo dire che è uno con le palle. E chi dice il contrario? Oh. Capitano. Da Hong Kong. Sono Wesley. Sì, certo, posso venire anche subito. Intanto dica a Charlton che devo rimpiazzare il mio pilota. D'accordo. Ehi, Kowalski. Tocca a te, Arvid. Sì, apro. Secondo me, se il capitano è partito, vuol dire che ci siamo. Ah, ecco spiegata la iella. Ma quello cos'ha? Non parla mai. Apre la bocca solo per bere. Forse tenta d'annegare qualche brutto ricordo. Però con tutto quello che manda giù rischia d'annegare proprio lui. Ecco l'apertura. E scusate, ma devo proprio farlo. Sapete che c'è questa piccola formalità. Se per caso non tornate, a chi mando i vostri soldi? A me non devi chiedere niente. Provaci soltanto, brutto avvoltoio. E ti sparo in faccia tutto il caricatore. Allora, giochi a poker o ammazzi l'avvoltoio? Due carte per me. Aveva promesso di portarmi. Oh, scusami, Faye, l'ho dimenticato. Sarà per la prossima volta. Mr. Brenner, il capitano Wesley è arrivato. Grazie, tesoro. Fatelo passare. È armato? Come al solito. Ho la mia 45. Con lei è solo una formalità. Ah, lieto di vederti, Robert. Ogni volta che vieni qui ti arrabbi perché ti perquisisco. Ma non devi prendertela. Mi fido di te a tal punto che sei l'unica persona che può entrare qui armata. Qualcosa non va? Ha fatto dei cambiamenti qui. Sono nuove porte speciali. Il mondo si modernizza. Quella porta però c'è sempre. Ma certo. A te non piace, ma da lì posso uscire senza essere visto. Ma qualcuno potrebbe anche entrarci. E chi? Tu o Charlton? Vieni. Senti, a parte il pilota, siete pronti? Certo, quando vuole. Bene, Charlton ti sta cercando un pilota, ma Fletcher vuole conoscerti prima di dare il via. Verrà in questo ufficio? No, ci incontreremo su un battello ancorato nel porto. Ci manca solo Humphrey Bogart. Sono americani. A differenza di voi inglesi, amano la messa in scena, come fossero a Hollywood. Ah, già, Hollywood. Piace fare le sorprese, Charlton. Tu, non vieni? No, devo stare qui a farvi da chioccia. E magari speri di ammazzare qualcuno un po' troppo curioso. I curiosi non parlano dopo morti. Sì, siamo già a bordo. Oh, ecco Wesley. Signori? Salve, io sono Fletcher. Molto lieto. Il signor Fletcher è il nuovo capo della DEA per l'Estremo Oriente. Il signor Baldwin, l'assistente del governatore, lo conosci già, vero? Come va, Baldwin? Non c'è male, capitano. Vuoi bere qualcosa? No, grazie.
Bene. Ho dato un'occhiata al piano e sono d'accordo. Noi vogliamo colpire il traffico internazionale della droga, capitano, ma il mio governo deve restarne fuori. Non deve apparire come il mandante di questa spedizione. Come saprà, la via della droga passa per i paesi dell'est. E poi c'è la mafia che continua ad arricchirsi con questo commercio e diventa sempre più potente, aumentando il suo potere giorno dopo giorno. E noi non possiamo permettere che questo avvenga. Vede, questa non è una guerra ufficiale, capitano. Tuttavia ci abbiamo investito parecchio denaro e dobbiamo vincerla. Su questo può stare tranquillo, signor Fletcher. Glielo posso garantire. Sappiamo di poterci contare. Ed essersi preso questa responsabilità potrebbe costarle caro. Lo so. Questo è importante, capitano. Io non la conosco. Per me lei non esiste. E non si aspetti aiuto né dal mio governo né da tutti gli altri che hanno aderito al compimento di questa missione, perché non potrebbero darglielo. Già, altrimenti non ci paghereste tanto. Sono i miei metodi che non le piacciono o sono io? Vuole proprio che glielo dica? Lasciamo stare. Bruciare quei depositi d'oppio nel triangolo d'oro è la prima cosa che dobbiamo fare. Possiamo dargli un bel colpo. E ora dovrebbe dirmi quando è pronto a muoversi. Le ricordo che non c'è molto tempo. Devo ancora trovare un pilota. Le do un giorno, non di più. Aspetto notizie dai miei informatori, al massimo per domani. Se dicono che è tutto ok, può partire. Prendo lui. Quella è un pianta grande. Non sa nemmeno cosa sia la disciplina. Ti darebbe solo noi. Scusa, China, ma non ti so vedere senza questi braccialetti. Dai, andiamo. Come si chiama? Archie Travers, detto China. È americano. Penso che abbia trasportato più merce di contrabbando lui col suo elicottero che tutte le giunche di Hong Kong messe insieme. Poi l'hanno preso. Deve scontare ancora 2 anni. Mi sta bene lui. Se accetta, in prigione non ci torna, d'accordo? Ho avuto l'ordine di aiutarla, Wesley, ma questo proprio non l'approvo. Ti ho fatto vedere altri piloti bravi come lui. Ma nessuno degli altri ha combattuto in guerra come ha fatto questo Travers. Perciò voglio lui. Va bene, prova a convincerlo. Ho saputo che col suo elicottero prima faceva del contrabbando. Qualche anno fa, amico. Adesso però spruzzo insetticidi. Molto interessante. Ma voi chi siete? Cosa volete da me? Dobbiamo andare nel triangolo d'oro a bruciare un po' d'oppio. 2 giorni di lavoro contro i 2 anni che le restano da scontare. Lì ti ammazzano come niente, non mi conviene. C'è qualcosa che può convincerle? Il profumo dei soldi. Tocca a te, Charlton. No, grazie per ora. Eccole qua. Sono fotoprese dal satellite. Il posto è dove pensava lei. Il dispositivo di difesa come funziona? Il generale ha fatto mettere stazioni radar intorno a tutto il suo territorio. Il loro raggio d'azione lo copre interamente e ogni aereo che sorvoli la zona è segnalato. I depositi sono nella giungla e andarci a piedi sarebbe un suicidio. Che ne dice della mia idea di prendere l'elicottero? Lo ritengo un colpo di genio, rubarlo nel loro territorio. Speravo che il tempo ti avrebbe aiutato a dimenticare. Mi dispiace vederti così. Robert, devi credermi. Tu non potevi farci nulla. La morte di tuo figlio è stata una fatalità. Una cosa orrenda, ma non puoi continuare a fartene una colpa. Ci vediamo al mio ritorno. Ti auguro buona fortuna.
Fa attenzione perché sarà pericoloso. Lascia da parte i sentimenti e ragiona col cervello. E non farne un fatto personale. È un fatto personale. Salve, capitano! Quello è il nuovo pilota? Gli manca solo il cavallo. Quando si parte, capitano? Subito, seguiremo il piano 4. Bene, così non dovremo camminare. Il battello è pronto? Abbiamo anche montato un motore più potente e silenzioso, è a posto. Andate a prepararvi. Ok. Ragazzi, si parte! Ah. Sembrano contenti, fanno sempre così quando vanno a crepare? Ehi, questo non ti proteggerà dalle pallottole, amico. Dipende dalla testa che c'è sotto. Secondo te gli uomini del generale ci daranno parecchio filo da torcere? Fossero solo loro, ci sono anche gli Khmer rossi. Siamo in una terra dove tutti combattono per il proprio interesse, cioè l'occhio. Pensavo che il generale ne avesse il monopolio. No, certo, come figlio di puttana è in testa a tutti. E il suo esercito è formato da ladri, stupratori e assassini. Bella gente. Uno come te però non dovrebbe essere scandalizzato. Io stavolta sto con i buoni. Strano. Che tipo quello, ragazzi? Tutto qua è il suo esercito. È sufficiente. E il mio elicottero? Stiamo andando a prenderlo. Ok, Wesley. Capitano. A me mi hanno chiamato colonnello. E anche per parecchio tempo. Lega bene il battello. Svegli voi altri. E non fate rumore. Su, presto. Come l'impressione che ci siano i Charlie qua sotto. No, il vecchio veterano del Vietnam li sente a naso. Vecchio forse, ma il mio naso funziona ancora bene. Piantatela voi, muovetevi. Rivederti, Jim. Puntuale come sempre. Già. Quelli chi li paga? Nessuno. Combattono il generale da anni. E per tre buone ragioni. Oppio, povertà e liberarsi dall'oppressione. Idealisti, la peggior razza. Lei si fida? E come si salverebbe nella giungla, colonnello? Rimani, voi corre. Salve, Kim. Salve, capitano Wesley. Piacere di rivederti. I suoi uomini ci aiutano a portare l'equipaggiamento. Ah, bene. Di qua, capitano. Andiamo. Guardi laggiù. Ci siamo. È quella la base? Sì, là c'è l'elicottero. Andiamo.
Tenetevi bassi. C'è una sentinella sulla tettoia. E un'altra vicino all'elicottero. Quello sembra che stia facendo solo un giro di ispezione. Da un'occhiata. Quello sulla torretta posso tirarlo giù da qui. Che gliene pare dell'elicottero? Oh, bella parecchia. Sono i meccanici qui che non valgono niente. Non sarai un po' razzista per caso? Parli male dei meccanici, dei guerriglieri. Razzista? Ma se ho sposato tre donne di queste parti, non mi interessa che quella fare voli. Ora basta. Sta pronto. Kowalski, tu ti occuperai della radio, vai. Arbib, la seconda capanna è il corpo di guardia. Appena ti darò il via, entrerai in azione. Sì. Gli farò un bel buco in testa. Lui molto lontano. Possiamo mettere il cavo. Andiamo. Kowalski e Arbib restano qui. Noi facciamo il giro del costone e andiamo a fissarlo dall'altra parte. Voi, aiutatemi. Un bel colpo, Klein. Long time, my dear. Quite sure. Good night. Bocca al lupo. Crepi il lupo. Ho chiamato Londra per far venire dei meccanici del Rolls Royce e hanno... Ma va, via. Non fai ridere poco nessuno. È a posto?
Pare di sì. Certo, non sei forzato ad aiutarci. Io sono un pilota, non gioco a fare la guerra. Quanto ci vuole? Un paio di minuti. Don, dì agli altri di salire sul elicottero. Sì. Io arrivo. Ok. Subito. Bravo. Kowalski è ferito, capitano. Già. Su, facciamo presto. Farà male. Lo so che farà male. Aquila. Ok, sono pronto. Avanti, tira. Tira, ho detto. Rainbow, mi sentite? Rispondete. No! Qui, Rainbow, rispondete. Cazzo! Vi sentiamo, Rainbow. Avanti. Primo obiettivo raggiunto. Puntiamo sul secondo. Passo e chiudo. Conosci gli ordini? Buona fortuna, capitano. Possiamo andare. Questo affare non decolla se continuate a riempirlo di gente. Oh. You may have it. Non sono ancora tutti? Dove andiamo? Con questi bestioni ci vuole pazienza. Sono come le donne. Se prima non si fanno riscaldare bene non funziona. Dai, bellezza. Mettisela tutta. Sei matta. Stavolta gli interessi in ballo sono grossi. Sì, e ci sono buone probabilità che il colpo riesca. Già, per questo è stato scelto lui. Abbiamo visite. Sta arrivando Fletcher. Salve, Fletcher. Salve. Hanno preso l'elicottero. Questa è una buona notizia. Già, comincio a sentire odore di oppio bruciato. Non sarà tanto facile. Mi è venuta un'idea. Pensavo che forse sarebbe meglio andare alla base. Così saremmo pronti se hanno bisogno d'aiuto. Ha preso talmente a cuore questa missione che è disposto a rischiare la vita, Fletcher? Sono sempre pronto se la posta in gioco è alta. A proposito di gioco, questa partita l'hai persa. Ah, non lo so, il colpo da qui è difficile. Ma avrei potuto farcela. Scusi, le dispiace se provo io a tirare? Faccia pure. Grazie. Le cose difficili mi stimolano sempre. Sembra impossibile arrivarci, ma... basta colpire il punto giusto. Ci siamo quasi. Ormai dovrebbero averci già rilevato sul radar. Certo. Parlavo di persone solo. Non sono lagato, non ho due. Non ho la fa, non ho la fa. Mi ha fatto, mi ha fatto. Mi ha fatto, mi ha fatto. Mi ha fatto, mi ha fatto. Mi ha fatto. Ora scendiamo. Il ballo comincia. Da voi ora. Tenetevi pronti.
Svelte! Fermare quella mitragliatrice. Va, ti copro io. Sì. Che bel mucchietto di pane di occhio. È roba da non credere. Sono pani di oppio grezzo. Varranno milioni di dollari. Ok, fa un buon lavoro. Questi apparecchi. A trasformare l'oppio in eroina. Distruggiamo tutto. Metto le cariche? Sì. Questo è lavoro in più, sul nostro contratto non c'era. Vi faremo pagare gli straordinari. Dai, muoviti. Fa presto. Il vecchio orso è uscito dal letargo. Già, mi pareva che avessi bisogno d'aiuto. Io so sbrigarmelo da solo. Comunque, grazie del pensiero. Dà un'occhiata a Stone. Tra poco ce ne andremo. Ehi, reggi questo. Mettiamoci a riparo. Ok. Coraggio, amico. Lo so che ti fa male, ma devi resistere. Sta giù o ti volano cappello e testa insieme. È grave? Serve un dottore. Vado a vedere. Oh.
un... La radio è stata colpita? Sì, ma dovrebbe funzionare. Lei la sa usare? Meglio del mio rasoio elettrico. Avverta Kowalski che qui abbiamo finito. Kowalski? Avanti, Remo. Kowalski qui, Remo, ascolta bene. Via da lì. Operazione compiuta. Saremo alla nostra base entro 2 ore. Stiamo arrivando, digli che comincino a contare i soldi. Passo e chiudo. Comunque non mi va quello che hai fatto. Fermo! State giù! Lui traditore. Lui uomo di generale. Ti sei ammazzato per non fargli dire che siete d'accordo. Siamo troppo pochi per farci la guerra tra di noi. Perché non è tornato all'elicottero? Ha tentato di aiutarci, capitano. È più importante la nostra vita o l'elicottero? Muoviamoci. Andiamo. Cosa facciamo di questa gente? Troveranno da soli la strada di casa. Aquila, Aquila, qui Rambo, rispondete. Vi sentiamo, Rambo, avanti. Dove eravate? È mezz'ora che siamo. Operazione conclusa, tutto ok. Loro stanno tornando alla base e anch'io. Chiudo. Vattene. Figlio di puttana, perché gli hai sparato? Io, figlio puttana, buono per te. Ma quello dopo ancora. Buono per generale. All'inferno. Aspetta. Ma dove corri? Ok, fermiamoci per 5 minuti. Minunda, li guardi anche tu, mettiti là. Bene.
può fare niente. C'è solo da portarlo in ospedale. Sì, possiamo anche provarci, ma ho paura che... Non è già un problema, perché ci portiamo dietro quella? Ha visto i buchi sul braccio? Non è normale, può metterci nei guai. Te la senti da ammazzarla, Arvin? Certo che me la sento, se lei me lo ordina. Vuole un po' d'acqua? Ha da fumare. Kim, una sigaretta. Le dispiace dirmi chi è? Mi chiamo Katie Robson. In Canada lavoravo per un giornale. Perché è venuta qui? Soltanto per intervistare il generale. Speravo di fare un bell'articolo. Lui invece mi ha tenuta come ostaggio. Perché? Per fare uno scambio, forse. Ma probabilmente non valevo niente. Capitano, lui dice che ha visto uomini con armi. Forse sono Khmer. Poco probabile. Per me sono uomini del generale che ci cercano. E cosa facciamo? Hai dove nasconderci? Conosco un posto. Senza il loro aiuto saremmo nei guai, non credi? Basta che non ci nascondano sottoterra. È piaciuta. Prego, ti accomodi pure. Mr. Carlton verrà immediatamente. Grazie. Poco fa la notizia che hanno 5 ore di ritardo. Sarà accaduto qualcosa. Alla nostra base non hanno più ricevuto loro messaggi. Questo allora può avere una sola spiegazione: che l'elicottero è andato perduto. Se avessero avuto un guasto meccanico, avrebbero usato la radio di bordo. Brenner lo sa. Si sente in colpa per averli spinti a questa impresa. A queste cose dovrebbe essere abituato. Lui in fondo è un debole. Il problema ora è sapere se sono vivi. E preferirei di no se sono in mano del generale. Dobbiamo partire immediatamente per la nostra base e prepararci per andare in loro aiuto. Se sono vivi, può giurarci che li troverò. Non ne dubito. Io sono sicuro di questo. La barba di Dio. Carolina. Non preoccupatevi, è tutto ok. Sono gentili, suonano la marcia funebre per me. Ma che cavolo dici? Entra armati nella casa del Signore. Allora è quello la barba di Dio. Il vostro uomo mi ha detto chi siete e cosa volete. Non posso negarvi ospitalità. Grazie, padre. Un momento. In questo luogo non si fa la guerra. Le vostre armi... dovete lasciarle fuori. Mi dispiace, ma non possiamo farlo. I nostri nemici non hanno questi scrupoli. Quell'uomo ha bisogno di cure, altrimenti non vi farei entrare. Fedeli? Non sono neanche convinto che ci sia qualche cristiano fra loro. Profumatori d'oppio, profughi, gente che non vuol più vivere nel terrore e nella schiavitù. Ha fatto il ritratto del generale Laucan. Chi non gli obbedisce non ha molta scelta. O sei con lui o sei con i Khmer Rossi.
i suoi nemici. Ecco, mettetelo su quelle fine, ma fate piano, eh. Il sangue ne ha perduto molte. Tenga questo. Tenga. Mi aiuti, per favore. Io non... Le dirò io cosa deve fare. Intanto regga questo flacone. La prego, io non ci riesco. Non faccia tante storie. Su, avanti. Non c'è tempo da perdere. Scusi, capitano. Ti metta l'ago nel braccio e dia a me la bacinella. Antibiotico. Vieni con me, capitano. Sì, vengo. Le ferite sono disinfettate. Ora proverò a ricucirle. Senza anestetico gli farà male, ma non deve muoversi. Lo tengo fermo. Ehi, vi hanno portato da mangiare, eh? Ah, bravo. È poco anche per loro. Ah, sì? Era solo per assaggiarlo. Chi c'è fuori di guardia? Uno dei tuoi amici guerriglieri. Io però di loro non mi fido. No? Hanno funzionato finora. Già, però uno ha fatto saltare in aria l'elicottero. Ehi, che succede, capitano? Ho parlato con uno che lavorava per il generale e che poi è fuggito. Dice che c'è un treno che trasporta oppio. E invece non trasporterà un accidente. L'oppio l'abbiamo bruciato. No, quel treno passerà domani diretto al nord. Vuol dire che hanno altro oppio. Ehi, ehi, capitano, cosa le passa per la testa? Non abbiamo più equipaggiamento e le munizioni di riserva erano sull'elicottero. Non è un ordine. Cerco solo volontari. Io posso pilotare un elicottero, il resto non mi riguarda, mi dispiace. Milioni di dollari, il raccolto di un intero anno. Dovete trovarli. E moriranno soltanto dopo aver subito atroci torture. E voglio anche che gli facciate delle foto. Sì, generale. E invierete a quelli della DEA, gli servirà di monito. Sì, signore. E io spero di poter tenere calmi i compratori, anche se odio discutere con quelle persone. Lei sa bene che gli occidentali non sono molto ragionevoli. Beh, spero che non odi anche noi. Quando ci sono rapporti d'affari, sentimenti e pregiudizi non devono prevalere. Bitman Mavibot, rimani Mavibot. Non devono dimenticare chi comanda. Trovi quegli uomini, altrimenti cadrà la sua testa, colonnello. Sì, signore. Il generale fece costruire un nuovo ponte quando riattivò la vecchia ferrovia perché i suoi camion carichi d'oppio venivano attaccati dai Khmer. Lei sa molte cose. Certo, vivo qui da anni. In questa missione ogni giorno capita gente che mi racconta queste cose. Non sono tutti cristiani, ma vengono qui lo stesso. Non so come trovo la forza per riuscire a curare e a nutrire tutta questa gente da solo. Forse me la dà quella croce. Questo è l'ultimo rifugio di drogati, fumatori d'oppio, gente malata che ha perso ogni speranza nella vita. E io non posso abbandonarli. È il generale che li ha ridotti in questo stato. Per questo vorrei che distruggesse anche l'oppio che è sul treno, purché non costasse altre vite. È inevitabile che ci siano dei morti, ma è l'unico modo per salvare altri esseri umani. Vi faccio vedere dov'è la ferrovia. Diciamo che questo è il fiume. E qui c'è il ponte e il sentiero. Ecco. E come l'ha descritto il tuo amico? Lui uomo fidato, non mente. Sì. Il sentiero costeggia la ferrovia, per 2 miglia. Che ora fai? Le 4:20. È l'ora dell'appuntamento radio, io ci provo. Sarà un miracolo se ci riesce con quella radio. Speriamo che Dio ci aiuti. Se per caso questo suo Dio fosse occupato a fare cose più importanti e non si accorgesse che abbiamo bisogno d'aiuto, ci metta lei una buona parola. Aquila qui, Rainbow. Aquila qui, Rainbow, mi ricevete? Sì, ci credevamo morti. Avanti, sembra che ci sia un altro deposito d'oppio. Da dove trasmette? Dalla vecchia chiesa nella chiesa. Questa volta vi prenderemo. Sono novità? No, ma credo che ce la faranno. È molto importante, devono almeno tentare.
Anche se dovessero rimetterci tutti la pelle? Ma, neanche a me piace. Ma non c'è un'altra soluzione. Lo capisci che se non riescono a distruggere anche questo deposito, la prima operazione sarebbe servita solo a far alzare il prezzo, il prezzo della droga sul mercato. Ed è per questo che deve essere distrutto. Fletcher, quegli uomini rischiano la vita. Certo, lo capisco. Però quello che ha detto è giusto. Tu te la senti di andare ad aiutarli? Io sono sempre pronto. Anch'io lo sono. Sa quali pericoli andrebbe incontro, non glielo consiglio di venire. No, lascerò a lei il merito d'aver salvato quegli uomini. Io resterò alla base insieme a Baldwin. Baldwin? Ma è naturale, rappresenta il governo di Sua Maestà e io quello americano. Se ci sarà da chiedere aiuto ai thailandesi, meglio che ci sia anche lui. Due voci gridano di più. Più avanti c'è il ponte più piccolo. Se lì ci sono meno soldati, attaccheremo da quella parte. Per tenere a bada questi, basterà un uomo col mitragliatore. Io e Bill andiamo a fare una ricognizione. Voi restate qui, andiamo. Come mai sei venuto con noi? Il mio sesto senso. Sarebbe a dire? Che la chiesa mi dava l'impressione di una trappola. Il plastico che è rimasto non basta a farlo saltare. Potrei far rallentare il treno lungo il sentiero per farvi salire. E come? Ammazzo i macchinisti. Io sono sicuro di farcela. Ok. E il ponte non si può minare. È tutto in ferro e il plastico non basterebbe. Attacchiamo il treno allora. Esatto. Ottima idea. Lo fermiamo con l'autostop e ci saliamo su. No, lo aspetteremo lungo il sentiero. Arbib sarà già sul treno. Lo porterà lui? Poveri noi. E la faccia se soffre. Sa di che cosa si tratta, immagino. Si fida di me. Un prete ha fiducia nel prossimo. Questa morfina potrei iniettarmela io. Ah, certo. Ma penso che la sua coscienza le suggerirà come deve comportarsi. A me non deve parlare di coscienza. Non so più che cosa significhi. La dignità dell'uomo significa. Mamma! Dai cadiu! Mamma! Vai di no! Vai di no! Vai di no! Dietro, apro la botola. Piano, piano. Scusate. Prendiamo queste cose. Poi calatelo giù, eh. Aia di no! Non vi muovete, restateli dentro. Uscite dall'altra porta, andate! Io vado giù con gli altri.
di là, va di là! Armin! Presto, salta giù dal treno. No, ormai per me è finita. Ma questo non è o... Qui salta tutto! Capitano, ci sono casse di munizioni! Hanno preso fuoco! Tra poco esploderanno, muoviti! Dobbiamo abbandonare il treno! Su, avanti! Io non vengo, capitano! Ci rivediamo all'inferno! Caricare oppio in un posto chiamato Laudang. Muoviamoci. Torniamo alla missione. Forse potranno darci indicazioni più precise. Ancora vivo. Tiriamolo giù, presto. Fate piano. Aiuto. È la voce di Kathy. Sembrava venire da sotto il pavimento. Deve esserci una botola da qualche parte. Aiuto. Guardiamo lì sotto. Deve esserci anche Thorne con lei. Qui, qui. Io mi occupo di Stone. Come va, amico? Padre, ha mai sentito parlare di un posto chiamato Laudang? Lo lasci in pace. Perché? Tanto morirà comunque. Laudang. Dovete risalire il fiume fino alle cascate. È vicino alle cascate. Il posto lo conosco, è segnato sulle mappe. Lì c'è un villaggio fortificato. Quella zona viene chiamata la culla della tigre. Lei è un uomo in gamba. Vorrei averlo conosciuto prima. Rainbow ad Aquila. Possiamo essere intercettati, quindi non manderemo altri messaggi. Siamo diretti verso il deposito in una zona che non conosciamo e non so darvi l'esatta posizione. Dite a Charlton di venirci a prendere al becco rosso. Ripeto, al becco rosso. Passo e chiudo. È un nome in codice. Vuol dire le cascate di Kai Diem. Questo non me lo sarei proprio aspettato, un deposito in quella zona. C'è una cosa che non capisco. Un ufficiale esperto come Wesley non è capace di dare l'esatta posizione del deposito. Ma che cosa vuol dire? Chissà in che situazione sono. Se non è stato preciso è perché ci saranno dei buoni motivi. Certo. Allora, Charlton. Parto immediatamente. Mi dispiace di non poter venire. Comunque, sarò sempre vicino. Come Dio. Guardi la lista del suo equipaggio. Non credo che lui ci sia. A presto. Buona fortuna. Charlton. Comunque vadano le cose, le prometto che avrà la giusta ricompensa.
Diamo un'occhiata in giro. Ok. Può andare meglio. Dovrebbe essere contento del suo piccolo esercito. Funzionano tutti alla perfezione, inclusa me. So quello che sta passando. Quello che passo io, lei non lo può capire. Che ne sa lei come vive un drogato? Crede di salvarci solo bruciando un po' d'oppio? No, siete voi che dovete liberarvi da questo incubo. Non ce la facciamo, siamo troppo deboli. E allora resterete in quell'inferno. Perché se la prende tanto? Perché? Ho visto mio figlio andarsene ucciso dalla droga. Ed era appena un ragazzo. Suo figlio? Mi dispiace molto. Giù! Siamo ah! No, 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 no! Erano Khmer. Ce ne sono altri? Sembra di no. Noi possiamo andare. Non ho visto sentinelle. Niente sentinelle. E non è nemmeno ben fortificato. Non mi convince troppo. Vuol dire che sarà pieno di mine. Ci dobbiamo rischiare. Vai. Andiamo. E la bionda? Viene con voi. Io qui da sola non ci rimango, chiaro? Prego, prima le signore. Non toccare, ci passa la corrente. Lì ci sono le mine di sicuro. Si vede la terra smossa. E non abbiamo neanche il rilevatore. Sarà difficile passare. Dovrà entrare uno solo di noi e trovare una strada in mezzo alle mine. Gli altri seguiranno i suoi passi. Non c'è altro modo. Voi aspettate qui. Vado io. Kim! Thank you.
Siamo in un bel guaio stavolta. Se ne è accorto anche lei. Tu ti diverta. Tutto ok? Sì, strilliamo solo per mettergli paura. Perché hanno smesso di sparare? Non hanno fretta, ci hanno incastrati. Aspettano che usciamo allo scoperto. Ma da che parte sta quello? Ce l'avevi quasi fatta, Robert! L'ho sempre detto che sei uno in gamba! Quasi mi dispiace doverti ammazzare. Lo tenga un po' occupato, capitano. Ehi, Charlton! Mi senti? Certo che ti sento! Avanti, che cosa hai da dirmi? Vuoi sapere quando è che ho scoperto che sei un bastardo traditore? Se sei tanto intelligente, avresti dovuto immaginare che così firmavi la tua condanna a morte. Comunque dimmelo, mi incuriosisce. Su un disco del computer c'erano incise parecchie cose. Dopo che ho visto che di mezzo c'eri anche tu, ho capito il resto. Cosa hai capito? Sbrigati a dirlo, hai ancora poco tempo. Il generale vende oppio a tutti, anche a te. E qui c'è il tuo di oppio. Tu hai ricetto che avremmo distrutto solo l'altro deposito. E l'oppio del generale sarebbe andato in fumo. Così il prezzo del tuo sarebbe salito. Bravo, Robert. Hai indovinato ogni cosa. Però non ti servirà molto, visto che non potrai raccontarlo più a nessuno. Su, smetti! Dai, la mitragliatrice! Pari a quei bidoni di benzina. Ok. Se ne andiamo a casa! Dai! È morto! Stavolta dovrà fare miracoli con quell'elicottero. In vita mia. Basta premere il grilletto. Però attenta, non deve puntarlo contro di noi. Tu, coraggio, va. È tutto ok? Tra un po' glielo saprò dire. Forzalo. Attenti all'elica quando va in moto. Thank you.
Dai, bello, tra poco si vola. Ho un lanciafiamme! Prenda quella cassetta verde! Spara anche ai morti. Ci sono delle bombe a mano! Le porti qui! Dobbiamo prenderli! La metta davanti alla porta! Metti in moto il camion delle munizioni! Lasciano contro la porta, dobbiamo sfondarla! Accelera, poi buttati! Attento! Campo base, chiama Hong Kong. Levati di mezzo! Se non voleva che trasmettessi che era tornato, bastava dirlo. È tornato Wesley, signore. Nessun altro? Non so ancora chi c'è con lui, ma ho sentito soltanto che gridavano il nome di Wesley. Ehi, dove va Wesley? Non ha voluto dirlo. È un tipo in gamba, altro che... Io dico che è unico. Allora, ce la vogliamo fare questa bevuta? Sì, ci vuole proprio. Se Wesley sta andando dove credo, ci risolverà un grosso problema che sarebbe stato spiacevole affrontare. Questo giorno lo ricorderà. Qui c'è sotto qualcuno. Tanti auguri, allora. Salute, mi scusi, ma lei per caso non è Archie Trevor? Beh, mi conoscono come China. E lei chi è? Frank Fletcher, della DEA. Oh, antidroga, per questo sentivo uno strano puzzo. Mister Bolvino, conosce? Certo. Lei è libero ora, però alla colonia c'è sempre bisogno di bravi piloti.
No, preferirei un lavoro tipo assistente del governatore. Perché non governatore? Oh, mi ha dato un'idea. Io resto qui, se chiama dovete avvertirmi subito. Charlton dovrà farsi vivo. Robert. Charlton è morto. Oh, mi dispiace che questo sia accaduto. Per fortuna tu sei salvo, Robert. L'ho ammazzato io. È morto fra le fiamme. Fossi in lei non lo farei, Brenner. Andiamo, Robert. Volevo solo avvisare che non ci disturbassero. Sto pensando a tutte le volte che mi ha accompagnato alla tomba di mio figlio e alle parole che diceva per confortarmi. Sembrava davvero un amico. E invece era stato proprio lei ad ucciderlo. No, Robert, io non c'entro. Era Charlton il capo. Io facevo quello che mi diceva. Io non c'entro niente. Quelli che davano la droga a mio figlio erano suoi uomini. Loro la spacciano e lei li rifornisce. Perciò è anche sua la colpa se la droga ha già fatto tante vittime. Robert, ascoltami. Devi capire, ero solo una pedina. È quasi impossibile scovare quelli che si nascondono come lei. Ma io ci sono riuscito, Mr. Brenner. E intendo ucciderla. Robert, non puoi farlo. Sei un soldato, non un assassino. Siamo qui riuniti per porgere l'estremo saluto a Walter Brenner, un uomo onesto che ha dedicato la vita a difendere la dignità umana. Il terribile evento che lo ha strappato prematuramente al nostro affetto possa non rendere vano il suo sacrificio. Condoglianze, signora. Condoglianze. Condoglianze. Lei sapeva tutto dal principio. È il mio lavoro, questo. E le piace? Beh, faccio parte del potere. E il potere è forte con i deboli. Ed è debole con i forti. Un agente è un mercenario. È un po' poco come campione di giustizia. E lei sa benissimo che ha ucciso quell'uomo onesto che difendeva i diritti umani. Certo. A noi tocca purtroppo il lavoro più ingrato. Perché dovremmo impedire che i cittadini onesti si facciano giustizia con le loro mani. E le sembra giusto?